Buongiorno, eccoci di nuovo insieme. Oggi affronteremo due applicazioni abbastanza semplici dell'equazione di Bernoulli. In più faremo un esercizio sul bilancio di quantità di moto, quindi un esercizio su forze, in cui però sarà necessario applicare anche l'equazione di Bernoulli. Allora, ricordiamo brevemente che l'equazione di Bernoulli, tra le varie cose che dice, è che la somma di tre termini sotto opportune ipotesi rimanga costante. Quindi riscriviamo brevemente u quadro mezzi più p su rho più gz uguale costante. Ormai non lo ripeto più, ci sono dietro molte ipotesi, c'è il fatto che l'asse z deve essere orientato in un certo modo rispetto alla gravità. Se la scriviamo in questo modo, stiamo immaginando che si tratti di un liquido, perché abbiamo visto che se abbiamo un gas, la pressione idrostatica bilancia costantemente il termine di gravità e quindi si può scrivere l'equazione come u quadro mezzi più p' su rho. Essendo P' la deviazione della pressione rispetto alla componente idrostatica. Bene, allora una prima applicazione che possiamo fare di questa equazione è il tubo di Pitot. Allora, il tubo di Pitot è un dispositivo di misura, prende questo nome da Henri de Pitot, che era un nobile con passione per la scienza francese, che costruì questo dispositivo senza tuttavia capire bene perché funzionasse, perché all'inizio ne aveva fatto una versione che aveva bisogno di tabelle per essere utilizzato. Allora, come è fatto questo dispositivo? Ora provo a disegnarlo in modo comprensibile. Immaginate di avere due tubi concentrici, che nelle realizzazioni pratiche possono essere anche due tubi separati, cioè non hanno bisogno di essere messi uno dentro l'altro. Allora, questi due tubi hanno l'interno di uno, che provo a disegnare con il verde, mentre l'altro, di diametro più grande, contiene il tubo e contiene un intercapedine. Ora, quello di diametro più grande, che qui è rappresentato in sezione, ha dei fori, e questi fori possiamo rappresentarli con il rosso, sperando che si riesca a vedere. Sono una serie di forellini sulla parete esterna. Adesso qui, proprio per caso, ho una penna Bic che almeno una volta ce l'aveva questi forellini, adesso non riesco più a vederlo. Comunque, immaginate di avere il tubo interno, che è il refill con l'inchiostro, il tubo esterno, che è la parte trasparente, e immaginate che su questo tubo esterno ci siano tutti dei forellini, che sono appunto questi puntini rossi che ho disegnato nello schema. Allora, l'idea del tubo di Pitot qual è? Che se abbiamo una corrente a velocità costante che investe il dispositivo, quello che noi possiamo fare è scrivere l'equazione di Bernoulli tra un punto all'infinito indisturbato, chiamiamolo punto 0, e il punto A del dispositivo di Bernoulli, e poi possiamo fare la stessa cosa tra un altro punto. Ampliamolo sotto, che è più comodo, e il punto B del dispositivo di Pitot. L'idea è che questi due punti sono così vicini che praticamente hanno le stesse condizioni. Quindi questo possiamo immaginare che sia O senza alcun altro simbolo. Quindi tracciamo una linea di corrente tra O e A. Il punto A è un punto speciale, si chiama punto di ristagno. Perché? Perché se immaginiamo che il
tubicino più interno si è riempito di qualche fluido, che può essere acqua, ma può essere anche il fluido stesso che investe il sistema. E il punto A sarà un punto in cui la corrente si arresta. Quindi lo scrivo qua, A punto di ristagno. Punto di ristagno significa che U con A è uguale a 0. Allora, se scriviamo l'equazione di Bernoulli tra il punto O e il punto A, possiamo scrivere che U con O quadro diviso 2 più la pressione in O, che è la pressione indisturbata, P0, cioè la pressione all'infinito della corrente sulla densità, più, adesso dovrei mettere GZ con A, ma di fatto o perché la linea di corrente è orizzontale, o perché stiamo trattando un gas e quindi il termine gravitazionale si bilancia con la pressione idrostatica, quindi possiamo non mettere nulla, e questo dovrà essere uguale alla stessa cosa valutata in A, quindi U con A quadro mezzi, che abbiamo detto essere 0, più P con A su Rho. Allora, essendo U con A 0, in quanto è un punto di ristagno, questo termine lo cancelliamo e da A possiamo ricavare la pressione in A. E quindi scriviamo che P con A è uguale a P con 0 più Rho U quadro mezzi. Bene, adesso scriviamo l'equazione di Bernoulli tra un punto adiacente a O, che quindi immaginiamo sia O stesso, e il punto B. Ora, cosa succede? Succede che qui la linea di corrente lambirà il dispositivo senza arrestarsi, e quindi la velocità in B sarà proprio uguale alla velocità in O. Quindi lo scrivo qui sotto che in B, U con B, equivalente e coincidente con U con O. Scusate, qui ho levato il pedice O nella velocità perché immaginiamo che la velocità della corrente indisturbata sia U e quindi U con B sarà proprio uguale anche ad O. Allora, scrivendo l'equazione di Bernoulli tra il punto O e il punto B, otteniamo che di nuovo U con O quadro mezzi più la pressione in O, che è proprio la pressione indisturbata su Rho, dovrà essere uguale a U con B quadro mezzi più la pressione in B diviso Rho. Ora sappiamo che U con O è uguale a U uguale a O con B, quindi questi due termini si cancellano. La densità è la stessa, quindi P con B sarà uguale a P0. Ora, qual è il vantaggio di queste due espressioni messe insieme? Che siccome P con O è uguale a scusate, P con B è uguale a P0, noi possiamo mettere qui al posto di P0 P con B. E quindi abbiamo che da queste due espressioni, P con A meno P con B è uguale a Rho quadro mezzi. Ossia, se vogliamo, possiamo ricavare U da questa espressione, U sarà uguale a due volte P con A meno P con B su Rho, tutto sotto radice quadrata. E se ci pensate, questa espressione ci dà un gran vantaggio perché ci permette di valutare la velocità di una corrente U conoscendo soltanto due valori di pressione, P con A e P con B, e la densità del fluido. Chiaramente dobbiamo sapere in che tipo di fluido questo oggetto è immerso. E P con A e P con B li possiamo misurare sullo strumento.
Se ci pensate bene, noi abbiamo scritto l'equazione di Bernoulli coinvolgendo la velocità della corrente all'infinito indisturbata, quindi lontana dallo strumento, la pressione indisturbata, detta anche pressione statica, quindi lontana dallo strumento, e poi abbiamo ricombinato l'equazione in modo tale che la velocità della corrente, o se volete anche la pressione statica, perché tanto questa la misuriamo in B, sono note attraverso l'equazione di Bernoulli. Da quantità che non misuriamo all'infinito dove la corrente è indisturbata, ma misuriamo direttamente allo strumento. Ora, insomma, da questo disegno è chiaro che alla fine del tubetto più interno, quello il cui interno l'ho disegnato di verde, noi di fatto misuriamo P con A, mentre nell'intercapedine tra i due tubetti misuriamo P con B. Quindi basta mettere un manometro, cioè un misuratore di pressione all'estremità di questo dispositivo e abbiamo prodotto uno strumento di misura. Anche questo, diciamo, dal punto di vista tecnico, si definisce come trasduttore perché traduce una differenza di pressione in una velocità. Il modo in cui viene misurata P con A meno P con B dipende da come, da quali strumenti mettiamo all'estremità dei due tubetti, interno ed esterno. Potremmo mettere un manometro ad U differenziale, ma molto più spesso recentemente si usano dei manometri piezometrici, cioè dei dispositivi che hanno dei cristalli di quarzo all'interno e questi cristalli rispondono ad una compressione in una direzione che sarà generata dalla differenza di pressione con la differenza di potenziale. Questo potenziale viene raccolto da un circuito, viene amplificato e quindi poi si va a leggere la differenza di potenziale su un display e molto spesso questi piezometri vengono direttamente, questi sensori piezometrici vengono direttamente tarati, scusate, piezoelettrici è la parola giusta, questi sensori piezoelettrici vengono direttamente tarati così che sul display si possa leggere direttamente la differenza di pressione. Ora, per capire esattamente il funzionamento del tubo di Pitot, bisogna introdurre anche un altro concetto, che è il concetto di stratolimite, ne parleremo più avanti. Per il momento, limitiamoci a questa breve definizione. Un'altra importante questione da chiarire è che questo strumento è uno strumento abbastanza prezioso in quanto, come vedete, misura la velocità rispetto al fluido. E questo è particolarmente importante in tutte quelle applicazioni in cui non è rilevante la velocità rispetto al suolo, oppure non solo la velocità rispetto al suolo, ma è importante la velocità rispetto al fluido. Pensate, per esempio, una nave, beh, se una nave si muove a 20 nodi, che sarebbe 20 miglia marine l'ora, ma si trova in un canale dove c'è una corrente contraria, è fondamentale conoscere non solo quant'è la sua velocità assoluta, ma anche, cioè la velocità rispetto alla costa, ma anche la velocità rispetto al fluido. Immaginate ancora di più un aereo. Per un aereo è cruciale perché la velocità rispetto al fluido, cioè rispetto all'aria, determina anche la forza di sostentamento, cioè la portanza. E quindi, se un aereo si muove a bassa velocità rispetto al suolo, ma comunque una velocità sufficiente, rispetto all'aria, si sostiene. Quindi questo ci dice che anche negli aerei più moderni i tubi di Pitot sono irrinunciabili, nonostante ci siano sistemi GPS, sistemi radar, però di tubi di Pitot ce ne stanno non uno, ma ce ne stanno diversi, perché non solo devono essere ridondanti, ma addirittura mettendoli in posizioni diverse dell'aereo si riesce anche a stabilire la direzione del vento rispetto all'aeromobile. Bene, questa era una delle cose che volevo vedere. L'altra questione, che è un'altra applicazione semplice dell'equazione di Bernoulli, è il tubo di Venturi. Allora, come è fatto il tubo di Venturi?
Ma un dispositivo abbastanza semplice è un tubo che ha una strizione e questa strizione può essere lieve o più importante, ma l'importante è che ci sia una variazione di sezione. Ora, qui ho lasciato una piccola apertura di proposito, poi vediamo perché. Quindi abbiamo un condotto la cui sezione non è costante, ma varia lungo l'asse. Quindi immaginiamo che ci sia una corrente che va in questa direzione, chiameremo U, e definiamo con quest'asse la direzione della corrente. Allora, quello che noi abbiamo è che qui ci sarà una certa sezione che chiameremo sezione 1 e nella gola del dispositivo ci sarà una certa sezione che chiameremo sezione 2. Allora, tanto per iniziare, possiamo scrivere l'equazione di conservazione della massa tra 1 e 2, tra le sezioni 1 e 2, prendendo come volume il volume di fluido compreso tra le sezioni 1 e 2 e la superficie laterale. Ora, essendo le superfici laterali impermeabili, immaginando costante la velocità sulle sezioni 1 e 2, ed essendo le sezioni piane, l'equazione di conservazione della massa si riduce semplicemente a U con 1 S1 rho con 1 uguale ad U con 2 S2 rho con 2. Allora, se immaginiamo che il fluido sia un liquido, oppure che il fluido sia un gas, ma le variazioni di densità siano irrilevanti, allora questa relazione la possiamo ridurre semplicemente alla legge delle aree e quindi per esempio scrivere che U con 2 sia uguale a U con 1 per S1 su S2. Come facciamo a immaginare che anche in un gas la variazione delle densità siano piccole, così piccole da essere trascurabili? Beh, è sufficiente che la sezione 2 sia poco diversa dalla sezione 1. Tutto sommato, anche se la differenza è qualche per cento, U con 2 risulta diversa da U con 1. Poi magari vediamo meglio questo aspetto. Bene, adesso l'altra cosa che possiamo fare è scrivere l'equazione di Bernoulli lungo una linea di corrente che parte dal punto A sulla sezione 1 e arriva nel punto B sulla sezione 2. Ora ricordiamoci che tutto ciò che si trova nel punto A avrà il pedice 1 e tutto ciò che si trova nel punto B avrà il pedice 2. E quindi in base all'equazione di Bernoulli noi possiamo scrivere che U con 1 quadro mezzi più P con 1 su rho. Adesso qui di nuovo c'è il termine gz. Ora ragioniamo sul fatto che questa linea di corrente è orizzontale, quindi z1 uguale a z2 nel caso dei liquidi, oppure nel caso dei gas possiamo dire che il termine potenziale è comunque bilanciato dalla pressione idrostatica e quindi le pressioni che mettiamo qua sono le variazioni rispetto a quelle idrostatiche. Quindi avremo che la somma di questi due termini deve essere uguale alla somma degli altri due termini scritti nel punto B e quindi col pedice 2. E quindi avremo U con 2 quadro mezzi più P con 2 su rho. Bene, ora noi sappiamo che U con 2 però è legata a U con 1 da questa relazione e quindi qui al posto di U con 2 possiamo mettere la relazione che abbiamo ricavato dalla conservazione della massa e quindi possiamo spostare tutti i termini di pressione da una parte e tutti i termini di velocità dall'altra e quindi scopriamo che P con 1 meno P con 2
con 1 meno P con 2 fratto rho sarà uguale a U con 1 quadro che moltiplica S1 su S2 al quadrato meno 1. Vediamo se ho fatto errori. Quindi P con 1, P con 2 lo portiamo di qua e ha un segno meno, e qui avrò U con 2 quadro meno U con 1 quadro, quindi c'è un fattore 2 che ho dimenticato. Adesso al posto di U con 2 ci mettiamo questa quantità, quindi dovrebbe essere giusto. E quindi da questa relazione possiamo ricavare U con 1, cioè U con 1 uguale a 2 volte P1 meno P2 diviso rho che moltiplica S1 su S2 al quadrato meno 1. E tutto questo lo dobbiamo mettere sotto una radice quadrata. Allora, questa formula è una formula molto importante perché, come vedete, noto il tipo di fluido che scorre all'interno del dispositivo, quindi nota la densità. Note le caratteristiche geometriche S1 e S2, qui dobbiamo semplicemente sapere come è fatto questo tubo. E misurata la differenza di pressione tra le sezioni 1 e 2, noi tramite questa formula riusciamo a conoscere la velocità U con 1, che non è altro che è la velocità della corrente in condizioni indisturbate, cioè immaginiamo che questo qui sia un tubo che porta il fluido all'interno di una conduttura, immaginate un acquedotto, un impianto industriale. Noi tutto ciò che dobbiamo fare, se vogliamo misurare la velocità, è inserire in qualche tratto di questa conduttura questo pezzo speciale, tra virgolette, che non è altro che un tratto di tubo con una piccola strizione, e adesso io qua ho lasciato un'apertura proprio apposta. Quello che dobbiamo fare è inserire all'interno di questa apertura un tubo ad U che ci permetta di valutare la differenza di pressione. Quindi immaginiamo di avere un fluido manometrico, che adesso qua disegnerò con il rosso. Questo fluido manometrico si disporrà in un certo modo, ci sarà un certo dislivello H, che sarà questa variazione di quota. Beh, dalla variazione di quota H, tramite la legge di Stevino e tramite la densità del fluido manometrico ρ con m, noi riusciamo a conoscere il delta P, e quindi noto il delta P, riusciamo a sapere quant'è la velocità della corrente. Adesso, di nuovo, io qua soltanto per comodità ho disegnato un manometro ad U differenziale, ma molto più spesso ci sono dei dispositivi piezoelettrici, quindi si riesce a misurare la pressione in modalità digitale. Perché questo è uno strumento prezioso, di nuovo, così come il tubo di Pitot? Beh, è uno strumento importante in quanto permette di misurare la velocità di una corrente senza mettere niente nella corrente. Vedete, il tubo di Pitot comunque va messo nella corrente e va misurato, diciamo, una differenza di pressione all'estremità del tubo. Cioè, se io volessi misurare in questo tubo la velocità della corrente con il tubo di Pitot, dovrei fare in qualche punto un foro e inserire il tubo di Pitot all'interno. Adesso questo perché potrebbe essere un problema? Beh, tanto per cominciare, perché se il tubo è piccolo, questo tubo di Pitot potrebbe interferire, la corrente viene perturbata, sicuramente si hanno delle perdite di energia perché il tubo di Pitot messo nella corrente genera una forza di resistenza e quindi sarebbe un dispositivo che interferisce con la corrente e fa perdere energia. E poi immaginate nell'industria agroalimentare, dove uno magari nel tubo
può avere un fluido alimentare, non so, un succo di frutta, una salsa di pomodoro. Beh, uno non vorrebbe mai che venisse contaminata da strumenti esterni, e quindi si guarda bene da inserire qualunque cosa all'interno della corrente. E quindi il tubo di Venturi, cioè questo secondo dispositivo, permette di valutare la velocità della corrente senza inserire niente all'interno della corrente stessa. Anche qui, per comprendere appieno il funzionamento del tubo di Venturi, c'è bisogno della teoria dello strato limite, che affronteremo prossimamente. Perché? Perché io qua non ho detto le cose per bene, esattamente come dovrebbero essere, perché io ho scritto l'equazione di Bernoulli tra A e B, che è una linea di corrente che scorre al centro del tubo, e dopodiché ho detto che sulla parete esterna del tubo, quindi qui e qui, facciamo due foglie e ci mettiamo un manometro ad U, o comunque un manometro in qualche forma. Allora, se faccio due fori sulla parete, io misurerò la pressione sulla parete. E come faccio a dire che la pressione sulla parete è identica alla pressione che ho al centro della corrente? La teoria dello strato limite mi permetterà di fare questa affermazione. Così come, tornando indietro sul tubo di Pitot, la teoria dello strato limite mi permetterà di dire che la pressione della corrente indisturbata, che non viene perturbata dal tubo di Pitot, sarà uguale alla pressione che misuro su questi forellini del mantello cilindrico esterno del dispositivo. Non sarebbe esattamente la stessa cosa, ma nel limite della teoria dello strato limite, le due pressioni coincidono e quindi quantitativamente posso confonderle. Bene, magari successivamente utilizzeremo queste due formule, tubo di Venturi e tubo di Pitot, per fare degli esercizi. Soltanto una questione dal punto di vista pratico. Ma come vedete, la differenza di pressione risulta, questo si vede da qui, a parità di velocità, la differenza di pressione risulta tanto più grande quanto più il rapporto S1 su S2 è diverso da 1. Quindi, se invece di fare un tubo di Pitot così, lo facciamo. Scusate, un tubo di Venturi, lo facciamo molto di sezione molto più variabile, a parità di velocità della corrente il delta P risulterà più grande, il che vuol dire che lo strumento sarà più sensibile, cioè per una stessa velocità ci sarà un delta P più grande e quindi io riuscirò a leggere meglio la variazione di pressione. Ora, qual è il problema? Che anche questo lo studieremo in futuro. Ogni variazione di sezione di questo tipo produce delle perdite di energia. Quindi ricadiamo più o meno in uno dei problemi che si avevano nell'inserire uno strumento dentro. Allora, proprio per non interferire troppo con la corrente, non generare delle zone di ricircolazione, si cerca di fare queste variazioni di sezione che sono un qualche per cento, 2-3%, non di più. E tutto sommato questo è sufficiente a produrre comunque una variazione di pressione apprezzabile e quindi misurare la velocità della corrente. Bene, con questi due argomenti concludiamo il capitolo sull'equazione di Bernoulli. Ci sarebbe un altro argomento che è il teorema di Crocco, ma no, per il momento non ne parlo, semmai ne parlerò in futuro come argomento facoltativo, ma ancora non ho deciso. Invece, nella rimanente parte di questa lezione facciamo un esercizio, che è un esercizio sul bilancio della quantità di moto, quindi un esercizio sulle forze che si scambiano un fluido e un corpo, però in questo caso lo formuleremo in modo tale che sarà necessario utilizzare anche l'equazione di Bernoulli. Allora, peraltro, questo qui che vi sto per proporre è un esercizio dato a un compito d'esame recentemente, nel 2019. Allora, mentre faccio il disegno, provo a leggere il testo. Abbiamo un getto d'acqua che esce verticalmente con velocità U
da un ugello a sezione circolare di diametro D. Quindi abbiamo un ugello a sezione circolare di diametro D, quindi questo qui sarà il diametro dell'ugello, e esce un getto verticale con una velocità d'uscita U. Lo mettiamo così. Quindi sappiamo che questo è un ugello solido, mentre quando l'acqua esce dall'ugello si trova direttamente in ambiente. Il testo ci dice che il getto sale ad una distanza fino a una distanza h, quindi indichiamo qui la distanza h, e alla distanza h impatta su una lastra inclinata. Disegniamo questa lastra inclinata e lastra inclinata di un angolo teta che devia il getto. Allora, disegniamo teta, l'angolo di inclinazione della lastra e il getto, facciamo così per distinguerlo dal resto. Per farvelo vedere meglio, provo a usare la penna verde. Quindi il getto verrà deviato dalla lastra e lascerà quindi la lastra con un angolo teta. Quindi questa sarà tutta l'acqua, perché il testo lo dice, dice un getto d'acqua esce verticalmente con velocità U da un ugello a sezione circolare di diametro D. A una distanza h, il getto impatta su una lastra piana inclinata di un angolo θ che devia il getto, supponendo qualunque effetto viscoso trascurabile. Quindi non abbiamo effetti di viscosità in questo fenomeno. E sapendo che il peso del fluido costantemente in transito sulla lastra vale W, quindi, come fluido costantemente in transito sulla lastra, possiamo immaginare che sia il fluido tra l'inizio della lastra e la fine della lastra. Allora, il peso di questo volume di fluido sarà W, quindi una forza diretta verso il basso. Ci chiede di calcolare le componenti della forza Fx e Fy che bisogna applicare alla lastra per tenerla ferma. Ora, l'esercizio, per come è formulato, ci dà anche gli assi X ed Y, quindi ci dà un aiuto perché di solito, anzi, ci dà due aiuti questo esercizio perché ci dice come sono messi gli assi, che di solito è una delle scelte da fare nel problema. Ci dice come è messa la gravità, chiaramente dicendoci come è messa la forza, e ci dà un'indicazione che se uno la sa cogliere, semplifica la vita, perché ci dice che il peso del volume di fluido costantemente in transito sulla lastra è W. Ora, siccome ci dà questo come volume di fluido e non ce ne dà un altro, è un'indicazione evidente che come volume per il bilancio di quantità di moto in forma integrale conviene scegliere proprio questo, perché per questo sappiamo quanto vale il suo peso. Se ne scegliessimo un altro, per esempio quello compreso tra questo punto e questo punto, non sapremmo cosa fare perché non abbiamo l'indicazione. Allora, le incognite di questo problema sono le forze che bisogna applicare alla lastra per mantenerla ferma in questa posizione. Vediamo prima di immaginare quello che potrebbe succedere. Abbiamo un getto d'acqua che esce verso l'alto, immaginate un tubo per l'irrigazione, voi aprite il rubinetto e sparate il getto verso l'alto, poi ci mettete una mano su questo getto e lo deviate. Beh, la nostra intuizione ci dice che questa mano per tenerla ferma e per deviare il getto in modo stazionario, la mano deve esercitare una certa forza, altrimenti il getto che punta verso l'alto tenderebbe a spostare la lastra sicuramente verso l'alto. E poi, siccome il getto viene deviato verso sinistra, la lastra verrebbe spostata verso destra. Quindi l'intuizione ci suggerisce che per tenere questa lastra ferma bisogna applicare una forza verso il basso,
per far sì che non vada verso alto, e verso sinistra per far sì che la lastra non vada a destra. Però questa è soltanto l'intuizione. Adesso quello che dobbiamo fare invece usare la matematica e le nostre formule per quantificare questa nostra intuizione. Quindi i dati del problema sono il diametro dell'ugello, la velocità con cui esce il fluido dall'ugello, l'altezza h prima di impattare sulla lastra, l'angolo di inclinazione della lastra, il peso del volume di fluido all'interno di queste sezioni immaginarie, e poi ci viene dato un altro dato che sarà la differenza di quota tra la sezione in cui il fluido entra nel nostro volume immaginario e la sezione in cui esce, e questa viene chiamata H piccola. Allora, avendo stabilito che il volume V, sul quale applicare il bilancio di quantità di moto, è quello compreso tra questa sezione e queste due superfici, questa laterale e la lastra, scriviamo innanzitutto l'equazione di bilancio della quantità di moto in forma integrale. Quindi ricorderete che si scrive in questo modo: integrale su S cappello, dove S cappello sono le parti della superficie attraverso cui c'è flusso di massa, e quindi saranno questa dove il fluido entrerà e questa dove il fluido uscirà. Di rho U vettore U scalare N in DS più integrale su S cappello pressione relativa, cioè la differenza di pressione tra la situazione attuale e quella che ci sarebbe in assenza di fluido, N in DS meno integrale su V di rho F vettore, e questo F è il vettore che contiene tutte le forze di massa agenti sul sistema, in questo caso soltanto la gravità, insomma le forze specifiche, forze per unità di massa, quindi le accelerazioni, in dv uguale a F. E questa è l'equazione di bilancio della quantità di moto. Adesso questa equazione la dobbiamo scrivere tenendo conto che S cappello è la sezione S1 ed S2, quindi chiameremo questa sezione 1 e questa sezione 2, e poi la dobbiamo proiettare lungo le direzioni X e Y che ci vengono date come una parte del problema. Solo per chiarezza, separiamo tubo di Venturi e tubo di Pitot dall'esercizio. Bene, allora facciamo qualche considerazione. I primi due integrali sono estesi a S1 e S2. Si tratta di superfici aperte, quindi questa vena fluida si trova ad evolvere nell'aria, cioè in un ambiente esterno aperto. Se io adesso immagino di chiudere il rubinetto e tolgo il getto, la pressione che insiste sulla piastra e su tutto il sistema sarà P0. Se io apro il rubinetto e faccio evolvere questo fenomeno, la pressione a cui si trova la vena fluida sarà comunque P0, in quanto se la pressione qua dentro per qualche motivo si trovasse ad essere maggiore, non essendo la vena fluida confinata, si può sempre espandere, mentre se fosse minore si può sempre contrarre. Lo stesso discorso vale qui, il che vuol dire che questo fenomeno si trova ad evolvere a pressione P0. Questo è un ragionamento generale che potete applicare tutte le volte che avete una vena fluida che evolve con una superficie libera. Cioè la pressione può essere diversa rispetto alla pressione ambiente, soltanto se voi costringete la vena fluida all'interno di un tubo o di un dispositivo o di un contenitore con pareti solide. Allora, se la pressione è P0, sia in assenza di fluido, sia quando il fluido scorre, avremo che la pressione relativa sarà sempre zero, il che vuol dire che del termine di pressione non ce ne dobbiamo preoccupare. E quindi lo togliamo.
Dopodiché abbiamo questi due termini. Questo è tutto sommato un termine semplice, perché abbiamo che il vettore F non avrà componenti lungo la x, avrà soltanto una componente lungo la y, e varrà meno g, quindi con questo meno diventerà più, e quindi questo termine non sarà altro che il peso del volume di fluido W e agirà soltanto nella direzione y. Quindi la parte che ci rimane da fare è soltanto calcolare questo termine come somma di due integrali su S1 e su S2. Quindi cominciamo. Ricordatevi sempre che quando si fanno questi bilanci si guarda il volume di fluido. Quindi, siccome il volume di fluido è quello delimitato dalle sezioni S1 e S2, le normali uscenti saranno N1 e N2, che è la che disegniamo qui. Le velocità, che chiameremo U con 1 e U con 2, sarà una velocità entrante in U con 1 e uscente sulla sezione 2, U con 2. Bene, quindi possiamo cominciare a scrivere, per esempio, proiettando nella direzione x. Quindi vediamo che succede nella direzione x. Ricordiamo sempre che in questa integrale abbiamo un termine U scalare n che è intrinseco al problema, cioè non dipende da come sono orientati gli assi. E poi abbiamo questa velocità invece U, che è la proiezione della velocità lungo gli assi. Quindi cominciamo sulla superficie S1, abbiamo che U scalar n sarà meno U con 1, perché la velocità è entrante e la normale è uscente. Quindi il primo termine sarà meno U con 1. Dopodiché avremo la proiezione di U con 1 nella direzione x, e questo qui sarà 0. Quindi poi possiamo mettere ρ e S1, ma comunque si tratta di 1, 1, 0. Ora andiamo sulla superficie S2. Qui avremo U scalar n, che stavolta vale più U con 2. Quindi tra parentesi mettiamo U con 2. Dopodiché dobbiamo fare la proiezione della velocità U con 2 nella direzione x. Ora vedete, la velocità U con 2 è diretta come la lastra, quindi se questo è l'angolo θ, la proiezione di U con 2 nella direzione x sarà meno U con 2 coseno di θ, e quindi metteremo meno ρ U con 2 coseno di teta S2. Dopodiché il termine di pressione non c'è, il termine di volume abbiamo detto che non c'è perché F vettore contiene solo G che agisce soltanto lungo Y, e quindi questo qui sarà semplicemente uguale ad F con X. Quindi il termine di F con X sarà dato soltanto da questo termine. Badate bene. A questo stato di cose noi non conosciamo né U con 2 né S2. Quindi intanto sto scrivendo le equazioni in modo che poi ci attrezziamo per calcolare ciò che non conosciamo. Bene, adesso dobbiamo scrivere l'equazione per la direzione Y. Allora, adesso qui abbiamo di nuovo il termine U scalar n che varrà di nuovo meno U con 1. Però poi abbiamo la proiezione di U nella direzione Y, e stavolta la U con 1 punta verso l'alto, la Y punta verso l'alto, e quindi il termine che prima era 0, in quanto U con 1 non aveva alcuna proiezione sulla X, adesso su Y varrà, diciamo, riscriviamolo esattamente come prima per completezza, varrà ρ U con 1 meno U con 1 S1. Ora dobbiamo fare la stessa valutazione per il termine inerziale sulla superficie S2. Qui di nuovo U scalare n, analogamente al prima, vale più U con 2, però abbiamo ora la proiezione di U con 2 nella direzione verticale, ora U con 2 sarà ancora questo, proiettato nella direzione verticale, stavolta darà una componente positiva pari a U con 2
seno di teta. E quindi il termine varrà più rho u con 2 seno di teta S2. Termine di pressione non c'è, poi abbiamo il termine di volume. E questo, se si tratta di acqua, la densità, scusate, rho F, ah, de volevo scritto. La densità la portiamo fuori, F vale meno G, che cancella questo meno, l'integrale di V in dV sarà proprio il volume, e noi di questo abbiamo addirittura il peso W. Ora, qui scriviamo quindi più W, poi guardiamo bene la questione numerica perché il peso ci viene dato in grammi come dato del problema e chiaramente qui dentro ci dobbiamo mettere i newton, ma poi ci arriveremo e questo sarà pari a FY. Allora, a questo punto noi potremmo risolvere il problema in quanto abbiamo scritto in forma esplicita le due forze, abbiamo però la questione di dover determinare sia U con 1, sia U con 2, sia S2, perché noi l'unica velocità che conosciamo è la U, la velocità del getto all'uscita dall'ugello, e non conosciamo né la U con 1, né la S1, né la U con 2, né la S2. Ora qui c'è un'informazione che è fondamentale in quanto ci dice supponendo qualunque effetto viscoso trascurabile. Allora, noi sappiamo che il fenomeno è stazionario, le forze di massa sono conservative perché c'è soltanto la gravità, la densità è costante in quanto si tratta di acqua, quindi qui non c'è alcuna questione. L'unica informazione che ci mancherebbe è se le forze di massa sono, scusate, se le reazioni viscose sono trascurabili, ma questo qua ce lo dice il testo. Quindi siamo autorizzati ad applicare l'equazione di Bernoulli non solo tra il getto e la sezione S1, e qui saremmo comunque autorizzati in quanto la vena fluida non viene a contatto con nessuna superficie solida, quindi tipicamente l'attrito con l'aria esterno si considera trascurabile a meno di non avere getti a velocità elevatissima, non so, qualche centinaio di metri al secondo. Ma siccome il testo dice di trascurare qualunque effetto viscoso, a questo punto saremmo autorizzati anche ad applicare l'equazione di Bernoulli tra la sezione 1 e la sezione 2. E questo ci permetterà, insieme alla conservazione della massa, di determinare tutte le informazioni che ci servono. Infatti, abbiamo già chiamato con 1 e con 2 queste due sezioni, chiameremo con 0 la sezione del getto. Innanzitutto, scrivendo l'equazione di Bernoulli tra 0 e 1, avremo che U con 0 quadro mezzi più P0 su Rho più GZ0 sarà uguale a U con 1 quadro mezzi più P1 su Rho più GZ1. Ora abbiamo che la pressione è tutta uguale a P0, è tutta pressione ambiente in qualunque punto perché la vena fluida evolve in modo non confinato, quindi P0 e P1 sono la stessa cosa. U con 0 è la velocità con cui il fluido esce dall'ugello e questo è un dato del problema e quindi abbiamo la possibilità di ricavare U con 1 e quindi avremo che da questa espressione, ricaviamo U nella sezione 1 uguale a U0, ma chiamiamola U direttamente perché tanto la U con 0 è la U dato del problema. U quadro più 2G avremo U con 1. Avremo z0 meno z1, quindi z0 meno z1, siccome l'asse, vabbè, scusate, sarebbe la y, chiamiamolo z, e così ci semplifichiamo la vita. Siccome z1 o y con 1 è maggiore di y con 0,
z0 meno z1 sarà un numero negativo e vale meno h, quindi qua ci mettiamo meno 2gh grande sotto radice quadrata, e questo ci darà la possibilità di calcolare u con 1. Questi sono dati assegnati perché la u è assegnata e h è assegnato. Poi, dalla conservazione della massa, sappiamo anche che la densità è costante, quindi possiamo usare direttamente la legge delle aree, il prodotto della velocità all'uscita dell'ugello per la sezione dell'ugello, pi greco di 4 quarti, dovrà essere uguale alla velocità del fluido in questa sezione per la sezione attraverso cui fluisce che non conosciamo. E da qui ricaviamo S1, in quanto la U con 1 l'abbiamo appena calcolata dall'equazione di Bernoulli. Ora, possiamo ripetere la stessa cosa scrivendo l'equazione di Bernoulli tra 1 e 2, in quanto ci viene suggerito che le azioni viscose sono trascurabili. E quindi, procedendo per analogia, potremmo ottenere che U con 2 è uguale alla radice di U con 1 quadro, che abbiamo precedentemente calcolato, meno 2 g h piccolo, e h piccolo è semplicemente la differenza di quota che c'è tra la sezione 1 e la sezione 2. Vedete, non essendo presenti i termini viscosi, non importa quanto percorso deve fare l'acqua per andare da 1 a 2, è importante soltanto quanto varia la quota. Ora, essendoci qui una lastra solida, l'assenza di termini viscosi è abbastanza irrealistico, però alla fine bisogna un po' compensare la volontà di avere problemi realistici con poi la possibilità di risolverli con carta e matita. E, di nuovo, possiamo applicare la conservazione della massa tra 1 e 2 e quindi avremo che U con 1 S1 deve essere uguale a U con 2 S2. E quindi, con S1 precedentemente calcolato, per ricordarcelo facciamo così, da qui tiriamo fuori S1 e quindi da qui potremo tirar fuori S2. E allora, come vedete, partendo da questa relazione in cui conosciamo tutto, abbiamo U con 1, la mettiamo qui dentro, calcoliamo S1, la U con 1 la usiamo qui e calcoliamo U con 2, la U con 2 la mettiamo qui dentro e calcoliamo S2. A questo punto abbiamo U1 S1, U2 S2 che possiamo mettere qui dentro e possiamo trovare le informazioni che ci vengono richieste. Ora, in particolare, vi dico che dati avevo proposto. Allora, avevo immaginato che questa h fosse 0,12 metri, il diametro d fosse 2,7 centimetri, la velocità U fosse 2,7 metri al secondo, l'angolo teta fosse 57 gradi, l'altezza H 0,1 metri e il peso W fosse 130 grammi. Bene, allora a questo punto la prima cosa che ho fatto è stata applicare l'equazione di Bernoulli tra U con 1, tra le sezioni 0 e 1, e ho ottenuto una velocità U con 1 pari a 2,22 metri al secondo. E applicando la conservazione della massa ho ottenuto una sezione S1 pari a 6,96 per 10 alla meno 4 metri quadri. Dopodiché, applicando l'equazione di Bernoulli tra le sezioni 1 e 2, ho ottenuto una velocità U con 2 pari a 1,72 metri al secondo. Vedete, man mano che la corrente sale di quota, diminuisce la sua velocità. E
E dalla conservazione della massa una sezione pari a 8,61 per 10 alla meno 4 metri quadri. Cava la velocità, devo aumentare la sezione per mantenere costante la portata. Fatto ciò, abbiamo potuto sostituire questi valori nel bilancio di quantità di moto e facendo i conti per bene, viene fuori una forza Fx pari a meno 2,15 newton e una forza Fy pari a meno 0,76 newton, che risolve il problema. Quindi vedete, la nostra intuizione era giusta, bisogna applicare una forza verso il basso e una forza negativa, quindi sarà una forza verso sinistra. Fa attenzione a una cosa, che in questa espressione, essendo il peso W dato in grammi, qui la formula giusta sarà W per G, G accelerazione di gravità. E chiaramente W va messo in chilogrammi, quindi 0,13 per 9,8 metri al secondo quadro. Ultima considerazione, la forza sarebbe stata più grande se non ci fosse stato questo termine. Perché? Perché comunque il peso proprio del fluido va a compensare parte della forza che bisogna applicare al sistema per mantenerlo fermo. Cioè, se questo oggetto invece di essere, se questo sistema, esattamente così come l'ho disegnato, invece di essere verticale fosse orizzontale, non ci sarebbe il peso W e quindi non avremmo l'aiuto della gravità a tenere la corrente in questa posizione, che vuol dire che dovremmo compensare con un'ulteriore forza esterna quello che normalmente fa la gravità. Bene, con questo possiamo concludere questa lezione mista tra teoria ed esercizi.